docente della Total Look, questa mattina affrontiamo un argomento di cui non saremo molto felici, diciamo, perché sentivo di là i miei amici tecnici Michele e Franco che parlavano di questo e anche loro, ahimè, penso che dovranno prendere una decisione riguardo. Parliamo di che cosa, Titti? Parliamo di indice di massa corporea oggi. Cioè quella che definisce poi... Allora, sì, l'indice di massa corporea non è altro che un rapporto tra il peso, espresso appunto in chilogrammi, fratto l'altezza al quadrato, espresso ovviamente in metri. Dal risultato di questa semplice divisione viene fuori un numeretto. Questo numero può variare. Ora, se la regia, insomma, vuole inserire il nuovo gramma, esatto, questo numero può variare in base appunto al rapporto che ne deriva. Allora, una persona normale, come vedete qui, questo nomogramma come si usa? Si interseca la lineetta della statura con quella del peso. Allora, se da questa, diciamo, retta il soggetto rientra nella fascia verde e quella normale, significa che il numero che ne deriva da questa divisione è compreso tra 20 e 25, o tra 19 e 24 per la donna. E quindi si tratta di un soggetto normopeso. A livelli superiori, ovviamente, per un indice di massa corporea maggiore di 25, quindi compreso tra 25 e 30, si parla di sovrappeso, tra 30 e 35, obesità di primo livello, diciamo di medio grado, maggiore di 35, obesità di secondo livello. Oggi invece, recentemente, ovviamente negli ultimi anni, dato il fenomeno crescente dell'obesità, si è aggiunta anche un'obesità di terzo livello, cioè un indice di massa corporea maggiore di 40, perché ci sono veramente dei grandi obesi. E al di sotto invece dei 19 troviamo la fascia del sottopeso, cioè quelle persone appunto che hanno un peso inferiore rispetto alla normalità. Allora, scusami, io sì, sto cercando di capire statura. La statura, l'altezza, quindi tipo una persona alta 1,65, sì, si interseca il peso attuale, cioè quello effettivo di oggi, e si vede la lineetta che colore, voglio dire, va a intersecare. Ah, ecco, quindi se è 70 kg, siamo in limite di sovrappeso, esatto, e siamo già, esatto, nell'obesità tra il sovrappeso e l'obesità, diciamo, di primo livello, di primo grado. Se non si vuole utilizzare questo nomogramma, che è un fatto più visibile, diciamo, da far vedere al soggetto, si fa direttamente questa divisione e in base al numero ovviamente si identifica il range di intervallo in cui si inserisce il soggetto. Da questo grafico voglio far notare come il concetto del normopeso, che tutto quanto vogliamo dire tende a parlare di peso ideale, di peso ottimo, è in realtà un concetto che va in un range, in un intervallo, cioè io posso essere normopeso anche con 5 o 6 kg di differenza, perché abbiamo visto il normopeso non è un valore assoluto, cioè non è che io con 50 kg sono per forza normopeso, il mio normopeso può variare dai 50 o anche fino ai 60 in alcuni casi, in virtù appunto del range dell'intervallo di riferimento, perché abbiamo detto che varia da 20 a 25 il normopeso. È ovvio, se io mi posiziono al centro di questo intervallo, per intorno ai 22, avrò un peso proprio preciso al centro del normopeso. Viceversa, con un indice di massa corporea di 25 è comunque un normopeso. Senti, io devo fare una domanda, voglio dire, troviamo una persona che ha una struttura corporea, magari a pari merito di una persona che ha la stessa altezza, ha un peso corporeo decisamente diverso, perché comunque, pur essendo magari in linea, ecco, o magra, vedetela un po' come volete. Esatto, hai centrato proprio. Allora, innanzitutto queste sono più o meno le critiche che si possono porre al discorso dell'indice di massa corporea. La prima è questa, che riguarda il tipo costituzionale, cioè il tipo costituzionale si vede dalla circonferenza del polso, quindi come hai detto tu, tanto dalla costituzione fisica della robustezza quanto dalla circonferenza del polso, che è un parametro proprio di ossatura, cosa che ne cresce e ne si riduce con l'età. Quindi una persona che ha un polso grande, anche maggiore di 18 cm, sarà un tipo costituzionale robusto. Di conseguenza non possiamo ambire ad un peso in quella persona con un indice di massa corporea stretto, dobbiamo avere, diciamo, un peso un pochettino più ampio come obiettivo di dimagrimento. Se viceversa è una persona magrolina, piccolina, e si capisce appunto dal polso, il polso un po' più piccolo, significa che quella persona potrà raggiungere un peso più basso, a parità di altezza tra i due soggetti. Quindi sì, questa è la prima risposta, cambia molto in base al tipo costituzionale l'obiettivo.
parametro del polso viene inserito, proprio perché fa riferimento al tipo costituzionale. E in secondo luogo, la critica che viene posta all'invece di massa corporea è che il testo sulla bilancia non discrimina tra massa magra e massa grassa. Mi spiego meglio. Un culturista che pesa anche 190 kg, ha una buona altezza, eccetera, messo su quell'omogramma risulterebbe obeso. In realtà si sa, cioè si vede, voglio dire, il suo peso è derivato dalla massa muscolare. Di conseguenza un'altra critica posta al BMI è appunto che la bilancia, il peso in chilogrammi, non discrimina tra massa magra e massa bassa. Questa distinzione viene fatta poi con altre tecniche specifiche, che possono essere la plicometria o la bioimpedanzometria, sono diciamo altre metodiche per valutare la composizione corporea. E poi non è valida per la statura troppo bassa. Infatti nei bambini, per esempio, non viene assolutamente utilizzato questo grafico, ma vengono utilizzate le curve di crescita, i percentili, che ovviamente la prossima volta anche con la dottoressa Leopanzo con la pediatra avremo modo di interpretare e di decifrare meglio. Ecco, ora, in base a quello che poi viene misurato, una dietista, posto che un dietologo, decide di intervenire per la cura. Parliamo in questo momento di sovrappeso. Allora, per un semplice sovrappeso, ad esempio, un indice di massa corporea di 26. Ora, io ti faccio una domanda. Fondamentalmente, noi diciamo che le diete sono necessariamente personalizzate, perché di base io e un'altra persona abbiamo lo stesso peso, abbiamo la stessa altezza, eccetera, abbiamo però delle meccaniche diverse, delle problematiche diverse. Però, alla fine, quello che ho visto è che alla fine comunque le basi sono sempre le stesse, quindi in realtà che cos'è se non un equilibrio tra i nutrienti alimentare? Esattamente, è un equilibrio tra nutrienti, un sistema nutrizionale corretto, è un equilibrio esatto tra i nutrienti, ovviamente rispettando certe raccomandazioni, certe linee guida, è soprattutto ciò che la rende diversa da te piuttosto che ad un'altra persona, non è soltanto la patologia, quindi il discorso come diabetico, l'altro al colesterolo, eccetera, ma anche i gusti, perché voglio dire, la dieta deve essere una cosa fatta con gusto, io non devo imporre di mangiare un certo tipo di alimento piuttosto che altri, anche perché un soggetto può avere delle allergie, può avere delle intolleranze, dei gusti particolari, tali per cui certi alimenti non possono essere inseriti. Di conseguenza la dieta dimagrante è, ripeto, un equilibrio tra i nutrienti, tra i carboidrati, le proteine, i grassi, le giuste proporzioni, tra i micronutrienti, quindi calcio, ferro, vitamina D, quanto poi per la menopausa, vedremo. Per particolari fasce di situazioni fisiologiche, tipo la gravidanza, l'allattamento, c'è un aumento dei fabbisogni di calcio, di vitamina D, di acido folico, insomma, ogni fascia d'età prevede degli equilibri appunto nutrizionali diversi. L'importante è appunto crearlo, questo equilibrio, metterlo in pratica, nel rispetto dei gusti anche delle tradizioni religiose, perché no, un musulmano, per esempio, ha ovviamente delle abitudini alimentari diverse. Quindi voglio dire, questo è... Titi, una persona che invece ha il problema esattamente contrario, cioè una persona che ha problemi al contrario, al sottopeso, come può essere contrario? Allora, dobbiamo innanzitutto capire, così come per l'obesità, bisogna capire la causa che scatena l'obesità e quindi questa appetenza continuamente sul cibo, anche per il sottopeso bisognerebbe cercare di individuare le cause del sottopeso, se si tratta di un sottopeso, diciamo, fisiologico, perché ci sono delle persone fisiologicamente magre che in realtà mangiano, non hanno problemi alimentari, ma hanno un metabolismo basale molto sviluppato. Per metabolismo basale proprio l'energia che noi metabolicamente utilizziamo a riposo per le funzioni vitali dell'organismo, e quindi hanno questo metabolismo particolarmente sviluppato, sono delle persone attive, insomma. Diversamente invece in caso del magro malnutrito, cioè del magro anoressico, del magro comunque bulimico, che ha disturbi del comportamento alimentare. E diciamo che ovviamente l'approccio in questi casi è completamente diverso. Il magro affetto da disturbi del comportamento alimentare è un magro che deve essere seguito con un psicologo, con una psicoterapia, assolutamente, perché è proprio una forma mentis malata che deve essere ovviamente guarita con un supporto psicologico. Invece è diverso il caso del magro fisiologicamente magro, che è molto più difficile da far ingrassare del sovrappeso, cioè paradossalmente è molto più facile far dimagrire un soggetto che farlo ingrassare.
equilibrio, voglio dire, dei nutrienti, quello sì. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, il sintomo, se ne parla sempre nel senso contrario, cioè una sana alimentazione, ovviamente, si parla quasi sempre del peso. Troppo sempre. Perché? Perché di base è veramente un problema. Ci sono degli stati in cui addirittura viene negata l'assistenza alle persone obese, perché è come se da sole si fossero causate una serie di malattie per cui la spesa pubblica, allora, si deve intervenire. L'obesità, infatti, allora il motivo da cui lascio fuori anche il cronogramma, tutta questa discorso di rimessa di massa corporea, è perché si è visto da studi proprio prospettici di correlazione che un aumento dell'indice di massa corporea, di peso, espone ad un rischio di malattie croniche. Questo si verifica già nel sovrappeso, ma in misura maggiore ovviamente per indici di massa corporea maggiori di 30, quindi per l'obesità. Un indice di massa corporea maggiore di 30 aumenta il rischio notevole, quindi c'è un rapporto direttamente proporzionale di comorbilità, tra cui di diabete, questo rischio è molto più alto all'aumentare di l'indice di massa corporea e in particolare anche della circonferenza vitale. Qui però rientriamo già nei parametri antropometrici, cioè ci sono una serie di misure corporee, tra cui le circonferenze, la glicometria, eccetera, che prediscono il rischio di malattia futura, di ammalarsi, di eventi cardiovascolari, di ictus, di infarti, di anche io mi ricordo anche diciamo, il tipo di obesità, cioè se è una persona una pancia esatto, molto ampia, c'è un certo tipo di alimentazione che dovrebbe fare, diversa da chi invece magari ha i glutei o le cosce allora, sì, molto più larghe o le spalle, le braccia. Sì, sono le due forme in cui si depositano i grassi. La prima, che è detto a livello addominale, è l'obesità androide ed è più frequente nell'uomo, è il classico vedere gli uomini. Sì, nell'uomo è vero. Sono abbastanza tonde a livello addominale. Il classico invece delle donne è l'obesità ginoide, cioè la deposizione dei grassi a livello dei fianchi, dei glutei, delle cosce. Diciamo che noi da questo punto di vista siamo esteticamente svantaggiate, perché voglio dire, non è piacevole vedere questi fianchi grandi, però dal punto di vista metabolico il grasso a livello dei glutei non dà alcun tipo di problema, è soltanto un discorso estetico. Diverso invece il grasso a livello addominale, e quindi questa obesità androide, perché, come ho detto, l'aumento della circonferenza vita correla ad un aumento del grasso viscerale, quindi all'interno proprio del corpo, del fegato, eccetera, che aumenta anche il rischio di malattie croniche. Quindi è molto più pericoloso avere il grasso qui alla pancia che non ai fianchi. Ed è molto più facile ridurre la circonferenza vita che non ridurre la spessore del panicolo di polsi cutanei, perché nelle donne è tessuto cutaneo e quindi è un grasso, diciamo, sotto la cute. Negli uomini questo grasso a livello addominale, anche in alcune donne, soprattutto dopo la menopausa, c'è una conformazione, c'è più androide nella donna che ginoide, cioè c'è proprio un robustirsi della parte alta del corpo, è dovuta all'assenza degli estrogeni, quindi ad un discorso prettamente ormonale, quindi la donna tende quasi più ad assomigliare ad un uomo dal punto di vista fenotipico esterno. E quindi dicevo, questo grasso a livello addominale è sintomo non soltanto di pancia gonfia, non è gonfia, è si correla con il grasso viscerale, e il grasso viscerale è quello che interferisce proprio con i metabolismi degli zuccheri, dei grassi, ed espone appunto ad un rischio di malattie croniche. Ecco, adesso stiamo vedendo, diciamo, il problema dell'obesità in una forma, diciamo, ancora abbastanza tenue, se così mi posso dire, perché una buona educazione, una sana alimentazione potrebbe ristabilire degli equilibri. Io sto cercando di mettermi in contatto per avere un professore, anche degli ospiti, dei chirurghi evidentemente in questo caso, perché uno degli argomenti di cui si sente spessissimo parlare, specialmente sulle reti nazionali, che quando ci sono delle cose che vanno male, di persone che si sottopongono alla chirurgia, vari tipi di interventi. Ecco, mi piacerebbe che voi sappiate queste cose, maniate a conoscenza di questi sistemi, parlando dei pro e dei contro, ovviamente, cioè degli esperti, delle persone che fanno questo tipo di interventi. Solo un concetto, questo tipo di chirurgia però, tipo bariatrica, è valida per l'indice di massa corporea?
muore più alto di 40, quindi stiamo parlando con un'obesità molto, molto elevata. Io non credo che sia più. Sarebbero più minimali anche i medici che con 10 kg in più sottopongono. No, soprattutto non ci sono dei requisiti per la chirurgia bariatrica. Ci sono degli interventi, lo so, perché lo so, sono degli interventi maggiore di 40 deve molto invasivi. Comunque, ne parleremo sicuramente con degli esperti in merito. Grazie, buon weekend. Amiche care, anche voi, grazie della vostra attenzione. A voi un buon weekend. Ci rivediamo lunedì e vi auguro come sempre fortuna, bella quindi, buon inizio. E buon voyage. Ci vediamo lunedì. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole. Questo programma è stato offerto da Pasta Riscossa, la tradizione italiana dei primi dal 1902.